sì, sì, è venerdì. Sì, 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 è venerdì. Giornata speciale. Sì, 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 è venerdì. Tutto un po' di corsa. Anche i capelli. Ora sto andando su un posto che ormai conoscete e vedrete e forse sapete anche perché. Stamattina vedo tutti belli carichi, tutti belli carichi, tutti, 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 tutti sulle mani. Sì, sì, sì. È venerdì. Forza coccodrilli, Oggi poco presente con voi, vi chiedo scusa, ma sono impegnatissimo su una cosa che vi piacerà. Ma vi piacerà, raga? Vabbè. Comunque sto rientrando. Ringrazio il mio amico Federico, che è veramente super. E ne vedrete, ne sentirete. Ma quanto sono carico, raga! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. È venerdì. Quanto è bello parlare quando il semaforo è rosso. Sì, 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 è venerdì. Guardiamo, proviamo con questo. Sì, sì, sì. C'ha le cagate del piccione lì. Oh, ven dietro, oh, ven dietro. Frena. Comunque, l'altro ieri avevo fatto una diretta, non so se avete visto, e ho aggiunto casualmente un ragazzo. Mi ha parlato un po' della sua vita. Mi ha detto anche: vorrei diventare tuo amico perché amici. Allora io, finita la diretta, curiosamente sono andato a vedere il suo profilo. Tra l'altro un ragazzo simpaticissimo, ma quello che mi ha colpito è la forza con cui tutti i giorni vive. E quindi ho visto che i suoi allenamenti, sono andato un po' a vedere il suo profilo e a capire un po', e mi ha dato sta forza, questa energia proprio bella, bella, che mi sono sentito di mandargli una maglietta per ringraziarlo. Eccolo qua, Lori. Questo secondo me è il bello dei social, perlomeno per me, mostrare anche queste cose, perché tanto, cioè, vabbè, sul posto figo, la macchina figa, alla fine che è? Sì, ci sta, è un contorno, però entrare nell'animo delle persone, ti riviene tutto, quindi per me è una cosa fondamentale, cioè proprio dopo che c'entra, sappiamo tutti come funziona la vita, come funzionano le cose, come funziona il lavoro e tutto quanto, però per me soffermatevi un attimino ogni tanto anche su questo, perché è veramente bello. Mi sono tolto uno sfizio, forse anche andando oltre le mie possibilità, perché ho acquistato una cosa che era da tanto tempo che la sognavo, era da tanto tempo che la volevo, la desideravo. Quando, non so se ho fatto il passo più lungo della gamba, però raga, sono comprato sta Lambo, cioè non ho potuto resistere. Lamborghini coccodrillizzata, presa ora, chiavi in mano, pronta per sgommare, magari sul letto di nonno mentre dorme, non lo so dove, però raga, me la sono comprata. Guarda quanto è bella, guarda, mamma mia, top. Raga, bisogna togliersi anche i sfizi.